Il liceo classico Ovidio deve tornare nella sede storica di Piazza 20 Settembre e per questo c'è bisogno che venga effettuata al più presto la ristrutturazione della scuola. Sono gli studenti di Sulmona a chiederlo, o meglio a ricordarlo, durante una nuova manifestazione di protesta organizzata in concomitanza con il decennale del devastante terremoto dell'Aquila. A seguito del sisma del 6 aprile 2009, l'edificio storico che li ospitava è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Da allora gli iscritti del liceo sono stati costretti a spostarsi presso un altro istituto scolastico della città. Protestiamo per riavere la nostra sede storica chiusa ormai da 10 anni in piazza 20. In piazza noi ricorderemo quelle che sono le vittime del terremoto, ma ricorderemo anche che lì c'è una scuola chiusa che deve essere riaperta per il bene della scuola e per il bene di tutta la comunità sulmonese e peligna. In realtà le risorse per finanziare il progetto di ristrutturazione sono state stanziate, circa 4 milioni di euro, ma di fatto i lavori sull'edificio non sono mai iniziati. In effetti sembra che il genio civile abbia già per 3 volte dato esito negativo all'autorizzazione del progetto. È il genio civile della provincia dell'Aquila che ha chiesto delle osservazioni al progetto esecutivo perché è stato riscontrato che all'interno del liceo classico il materiale costruttivo non è un materiale che necessita delle opere di miglioramento sismico e pertanto ha chiesto tutta una serie di chiarimenti al comune, che però il comune ha reso anche con le passate amministrazioni. Quali saranno i prossimi step se il genio civile dirà un'altra volta no? No, il prossimo step è che il genio civile non può omettere di dare un parere se il comune ottempera pedissequamente a quello che viene chiesto. Dopodiché viene redatto il progetto esecutivo che viene approvato definitivamente e successivamente viene espletata la gara d'appalto. Insomma, un grave ritardo nella ricostruzione di questo edificio pubblico e ci vorranno ancora mesi prima di poter bandire la gara d'appalto, ma gli studenti scesi in piazza in segno di protesta, un'altra volta, proprio in occasione del decennale del terremoto dell'Aquila, hanno fatto in modo che anche la travagliata vicenda della ristrutturazione del liceo classico non venga dimenticata dai politici.